Dal parcheggio nord dello stadio Euganeo. Due giorni, sì, esatto. No, molti di più in realtà. Che succede? Che siamo qua, sì. C'è la diretta della Web TV di Sherwood. Grazie Barbaluca per l'introduzione pomeridiana, che da due giorni che la stiamo facendo. Siamo già abbastanza pentiti di questo esperimento. Salutiamo subito i nostri due ospiti nello studio della Web TV. Buonasera Fulvio Renzi e Luca Incorvaglia. Buonasera. Ciao. Grazie per essere qui con noi, esattamente il microfono. Ciao a tutti. Parliamo in apertura del nostro palinsesto, del vostro lavoro. Siete qui perché intanto? Volete spiegare voi? Abbiamo appena finito, da poco abbiamo finito un lavoro che è durato due anni sul libro di Vittorio Arrigoni, Gaza restiamo umane. Abbiamo fatto leggere ogni capitolo, ognuno dei 19 capitoli a una personalità conosciuta nel mondo, tra cui Noam Chomsky, Roger Waters, la mamma di Vittorio, Don Gallo che ci ha appena lasciato e tantissimi altri. E potremo vedere il trailer. Esatto, diamo un'occhiata al trailer e poi torniamo in studio per approfondire meglio con voi l'argomento in questione. Linea alla regia. 22 giorni di bombardamento. Da dicembre 2008 a gennaio 2009. Oltre 1200 civili uccisi. 400 i bambini. Non è un film. Non è un documentario. Il diario giornaliero di Vittorio Arrigoni. La testimonianza di un massacro in corso. 19 voci per 19 capitoli. Il documento storico di un crimine contro l'umanità. Il genocidio di un popolo. La verità non può restare nascosta. Restiamo umani, The Reading Movie. Luca e Fulvio sono ospiti della serata in cui si parlerà, la serata è chiamata Con la Palestina nel cuore, un dibattito che ci sarà alle ore 21 in diretta su globalproject.info e quindi vi hanno invitato anche per questo ovviamente lavoro che avete fatto. Sì. Raccontateci allora com'è nata l'idea e lo spunto più interessante che volete regalare ai nostri ascoltatori. Sì. Per invogliarli a venire a vederlo. Sì. Ma la necessità di far conoscere questa testimonianza a più persone possibile. La testimonianza di Vittorio Arrigoni, che era lì durante l'offensiva, che è durata 22 giorni, sferrata dal governo israeliano contro i civili di Gaza. Sono morti oltre 1200 civili, appunto, oltre 400 bambini, e lui quotidianamente ha scritto come fosse un diario quotidiano quello che accadeva, la storia anche semplice di Gaza in quei giorni. E la prima lettura, che è il secondo capitolo che abbiamo realizzato, è il secondo capitolo del libro, questa prima lettura l'abbiamo realizzata il 17 di aprile, a due giorni dalla scomparsa di Vittorio, a tre giorni dalla scomparsa di Vittorio. E da quel momento non ci siamo più fermati. Siamo andati avanti, abbiamo contattato tutte le persone che volevamo leggessero i vari capitoli, alcuni ci hanno detto di no, perché comunque è una posizione anche politicamente molto precisa, quella che devi prendere per far tue queste parole, che sono parole di accusa contro il massacro avvenuto, insomma, che avviene da oramai troppi anni. Certo. Ecco. Ecco, quello che vorremmo dire a tutti quanti di andare su restiamoumani.com. Il film è disponibile, è gratuito, si può vedere. Okay. Per intero sul sito, e questo è l'intenzione. Ecco. Luca, vuoi aggiungere qualcosa che non ha detto il tuo collega? Ma direi che importante, per esempio, che questo film è stato prodotto con l'apporto di più di 1500 persone che hanno contribuito con... Risolto tutto istantaneamente. Prego, Luca.
Abbiamo fatto una raccolta fondi, abbiamo aperto una raccolta fondi appunto per produrre questo lavoro, quest'opera, e a cui hanno partecipato più di 1500 persone. Quello che appunto, ripeto, anche se l'ha già detto Fulvio, che è molto importante che questo film venga diffuso il più possibile, perché oltretutto non è neanche molto facile da vedere, perché è un discorso impegnativo, è drammatico, e quindi non è facile vederlo, a parte la lunghezza che è 3 ore, ma quello non è importante, perché uno può vederlo anche a spezzoni, insomma sono dei capitoli, sono 19 capitoli, e quindi spingiamo il più possibile le persone a diffondere, a vederlo, ad acquisire questa conoscenza, perché è stato fatto per questo motivo, per far conoscere alle persone questa testimonianza e a diffonderlo il più possibile. Certo, è quello che ci auguriamo anche noi, vi abbiamo invitato anche per questo motivo, per diffondere, far conoscere il vostro lavoro, e anche per dire che questa sera alle 21, quindi serata con la Palestina nel cuore, sarete ospiti anche voi due. Io avrei parlato molto più a lungo del vostro lavoro, ma purtroppo i tempi televisivi sono quelli che sono. Io vi ringrazio per essere stati qui con noi, do la linea alla regia e noi andiamo avanti con la giornata organizzata appunto Slam X con scrittori, fumettisti e musicisti. Ci vediamo dopo il breve stacco.